hai avuto modo già di poter verificare che tipo di Catania sarà quest'anno, dalla prima impressione? Penso che sarà ancora meglio perché sono arrivati nuovi giocatori, sicuramente qualcuno andrà via, perché così, ma la prima impressione che ho avuto è che sarà una grande squadra. Di chi? Ah, non lo conosco questo. Non si chiama così. No, ti dico la verità, intanto stiamo facendo più la parte fisica che con il mister. Soltanto ieri abbiamo fatto un po' di partitella e si vede subito, no, che sono grandi giocatori. Ma aspettiamo ancora che sicuramente si devono ambientare, quindi vediamo più avanti. La conoscenza così profonda con De Petris, un anno in più di lavoro, cosa ti può portare a livello di miglioramento della preparazione atletica? Cioè, se avete già previsto dall'anno scorso un lavoro mirato per questa stagione per singolo giocatore? Sì, ancora di più, perché lui ormai conosce tutti, quindi sa quello che serve a ogni giocatore, quindi sicuramente lui ha preparato tutto in base a un giocatore che io non posso fare lo stesso che fa un attaccante, quindi questo è importante. No, non posso cambiare. Ho il 13, mi piace, ha portato abbastanza bene, quindi quella la lascio per un altro. Sei la bandiera del Catania, hai ottenuto grandi risultati, soddisfazioni, i fatti e i numeri parlano chiaramente. I numeri che però ti vedono segnare pochi gol, chiaramente tu non fai l'attaccante di professione, però ti chiedo se quest'anno ti piacerebbe magari realizzare qualche gol in più. Sì, quello ci provo sempre e è quello che mi manca veramente. Questo anno ci proverò ancora di più e vediamo se riesco a fare qualche gol. Con quali giocatori del Catania hai legato di più? Ti chiedo curiosamente qual è il più scherzoso, il più burlone? No, scherzoso era Ricchiuti, poi no, siamo argentini, siamo tutti insieme, è normale che magari c'è più feeling con qualcuno, con Papu Gomez, con Spoli, ma la verità è che siamo un bel gruppo, anche con gli italiani si scherza e stiamo bene insieme. Comincia una stagione nuova, un campionato nuovo che vede il Catania in una ipotetica griglia, una posizione diversa dagli altri anni, perché fatto quello che si è fatto lo scorso anno ci si attende sicuramente di più aspettative e da parte dei tifosi, ma anche penso, immagino, da parte vostra giocatori. Sì, vediamo quello che abbiamo fatto la stagione precedente, questa dovrebbe essere ancora meglio e sarà ancora più difficile secondo me, ma dobbiamo stare attenti, no? Montarci la testa di quello che abbiamo fatto, adesso ricominciano tutti da zero, quindi sarà ancora più difficile. Spesso si dice che è un po' più complicato No, lui lo abbiamo visto tutti, ha fatto benissimo al Catania,
Con l'arrivo di lui noi ci abbiamo salvato, ci ha dato una mano importante e abbiamo avuto anche la fortuna che quando lui è andato via è arrivato Gonzalo, quindi non ci possiamo rimproverare nulla perché lui è un grandissimo attaccante, lo ha fatto vedere a tutti, quindi abbiamo avuto anche un po' di fortuna. È andato via un grande giocatore ma è arrivato un altro grande giocatore. No, penso che ormai un po' l'età, ogni anno si cresce di più, si matura di più. Poi con rispetto a Zanetti mi piacerebbe quello che ha fatto lui, che ancora ha da fare. Mi piace lui e mi piacerebbe fare tutto quello che ha fatto nella sua carriera. Sì, sono stato sempre a disposizione di quella scelta che fa il mister. Sicuramente magari non lo faccio al 100% quando lo faccio nel mio ruolo, ma no, non è che è un problema, se lo devo fare sono sempre a disposizione del mister. Sì, quello sicuramente, ci siamo rimasti un po' male perché abbiamo visto che eravamo là vicini, no? Di arrivare a quel riguardo importante, ma adesso sappiamo che, come ho detto prima, che sarà ancora più difficile, quindi ci vuole carica e tanto cuore per ripetere o ancora migliorare la stagione precedente. No, in Argentina ovviamente è la mia terra, ormai sono da tanti anni qua, mi trovo benissimo e per adesso penso solo a Catania e basta, poi vediamo cosa succede. Non lo so, sempre ho detto che mi piacerebbe, no, giocare in Serie A in Argentina perché l'ho fatto ma non di protagonista, ma veramente non lo so cosa può succedere, ho contratto fino al 2017 quindi non lo so cosa può succedere. E per adesso penso di nulla, perché siamo tutti un po' stanchi, non è che c'è voglia di scherzare abbastanza, ma sicuramente dopo un mese di ritiro qualcosa accadrà. Bravo, va bene. Per te il pensiero dei mondiali è qualcosa che non ti tocca, oppure legittimamente puoi ambire una convocazione anche in extremis nella tua nazionale per prendere parte alla manifestazione più importante della carriera di ogni giocatore? Ogni giocatore penso che ha sempre il sogno che è il top, no? Giocare nella sua nazionale, ma è difficile, sono grandissimi giocatori, uno gioca nella sua squadra, fa il massimo, si allena al 100%, poi non dipende da me, soltanto, no, dal mister. Vediamo, per te il tuo ottavo di consecutivo è l'ottavo anno consecutivo che
Austria dove chiamano un po' in moto, a questo in cui sei unita del Catania. Visto che vedi studi tutti, come vedi questo gruppo rispetto ad altri anni e secondo te cosa può fare questo gruppo rispetto ad altri cittadini del passato? No, penso che ogni anno ha cambiato tantissimo. Anche giocatori, anche società, abbiamo un centro sportivo bellissimo, uno dei migliori in Europa, stanno acquistando giocatori importanti per lottare per qualcosa di importante, quindi penso che il miglioramento è stato positivo. Non lo so, è andato via un grande giocatore, ma è vero che sicuramente qualche che lo deve sostituire lo farà bene. Anche quando magari non c'era lui, lo faceva un altro, l'hanno fatto benissimo. E speriamo che non succeda nulla, che non deve essere un problema che lui è andato via. Quest'anno forse la cosa più singolare che capita è di ricominciare Questo non lo so perché ha continuato, posso magari dire la mia, che magari lui si è trovato bene e vuole continuare con questo gruppo perché noi lo abbiamo seguito, come ha detto lui, magari vuole confermare questo che ha fatto il campionato scorso. Ti aspetti magari qualche altro colpo di mercato, qualche altro argentino per quanto riguarda la fascia sinistra? Altro argentino? No, non lo so, quello ci pensa la società, io il mercato. No, uguale, è importante che mentre arrivi un italiano, argentino, qualsiasi giocatore che è importante per sumare per la squadra, va bene. No, quello che ho detto prima, abbiamo fatto soltanto una partitella, si vede che è un mancino che ha buon piedi, sicuramente deve avere qualche giorno per ambientarsi, ma penso che questo non sarà un problema per lui. Ovviamente lo aiuterete, sarà ancora più facile ambientarsi in una squadra che praticamente è argentina. Sì, in quel senso sì, perché le è successo pure al Pata Castro e quindi penso che per lui sarà ancora più facile. Sono uscite delle notizie in merito a una presunta partenza di Bergessio. Seguendo anche la sua attività su Twitter, non dà la sensazione di un giocatore con la testa altrove che non stia bene in questa squadra? Tu che lo vedi ogni giorno e con il quale hai un rapporto molto molto confidenziale, che impressione ti sei fatto all'esterno, se ritieni che siano solo voci controllate di mercato oppure se c'è un fondamento? Questo di mercato non lo so, so che lui ha fatto benissimo, un giocatore importante e è normale sia qualche richiesta. Ma conoscendo Gonzalo, come si allena, è un pazzo dell'allenamento. Lui, in quel senso, non è che magari c'è qualche squadra, allora si deve allenare così, no. Lui, in quel senso, si allena anche di più del 100%. E poi, se hai qualche richiesta, sicuramente lo deve valutare con il suo procuratore e la società. Grazie. Ciao Maria. Ciao Maria.
interessante.